Si è conclusa nei giorni scorsi, con grande partecipazione e interesse, la giornata organizzata dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti nel Centro Congressi di Bugnara, dedicata alla figura di Giuseppe Bolino, intellettuale cattolico e uomo delle istituzioni, nel 40° anniversario della sua scomparsa. L'evento, dal titolo Attualità e vocazione di un intellettuale abruzzese, ha visto la collaborazione dei comuni di Bugnara, Sulmona, della Regione Abruzzo, dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Centro Studi, Matteo Servillo, del sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri, e del sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, il convegno ha ospitato gli interventi dei relatori. Tra questi, Carlo Alicandri Ciufelli, assessore alla cultura del comune di Sulmona, che ha ricordato Giuseppe Bolino e la sua idea di sanità pubblica orientata al paziente e universalmente garantita. Carlo Fonzi, presidente dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea, ha ripercorso la nascita dell'istituto avvenuta nel 77 e ricordato i contributi di Bolino pubblicati sulla rivista abruzzese di studi storici Dal fascismo alla resistenza. Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, che ha ricordato la nascita dell'ufficio stampa del Consiglio regionale e l'interesse di Giuseppe Bolino per un'informazione indipendente. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo quando ero ancora giovanissimo. Allora sono state importantissime le sue scelte, quello che lui ha fatto per questo territorio. Alcune scelte importanti sono visibili ancora adesso, sono moderne ancora adesso, tipo, che ne so, l'ala dell'ospedale di Sulmona e tante altre cose, così come tante sue opere che lui ha scritto e che ci restano della sua memoria. Quindi ho avuto il piacere di conoscerlo, ma di riflesso in qualche modo ho avuto la possibilità di entrare in contatto con i suoi libri, perché la famiglia di Bolino ci ha generosamente donato alla nostra biblioteca parte consistente del suo patrimonio librario, quindi ho potuto conoscere di riflesso i suoi interessi intellettuali, che in parte sono vicini ai miei. E la città di Sulmona debba molto alla memoria, all'opera, all'azione e all'attività di Giuseppe Bolino. E io, con estrema convinzione, con profondo convincimento, ringrazio il Centro Studi Ruscitti, ringrazio Giovanni, ringrazio Matteo per averci dato la possibilità di portare il saluto della nostra comunità. È stato uno dei primi in era pre-riforma a cominciare a parlare di organizzazione sanitaria. Oggi quello che pecca, oltre a questa visione, cioè, i difetti sono questo della commercializzazione della salute, e non ci può essere questo, perché porterà poi che cosa? All'ineguaglianza, all'ingiustizia. E quindi sicuramente a noi mancano le persone come Giuseppe Bolino, che avrebbe saputo ribattere e combattere l'impostazione errata. È un uomo di grandissima cultura, perché spazia, fa il, come dire, l'esperto di scuola, il burocrate della scuola. I presidi erano appunto i direttivi della vecchia struttura ministeriale, appunto dipendente dai provveditorati. Diventa docente universitario, aveva fatto la resistenza, quindi un uomo che era stato in carcere, che aveva, come dire, sempre avuto un ruolo in tutti i momenti della sua vita, e lo avrebbe avuto sicuramente importantissimo se 40 anni fa non ci avesse lasciato. La sua filosofia di fondo per quanto riguardava il giornalismo, la comunicazione e l'informazione era quella che una comunicazione indipendente, al di sopra delle parti, non condizionata, potesse in qualche modo avvicinare il cittadino alla regione. Quindi la inseriva in quel concetto di partecipazione che troppo spesso abbiamo lasciato abbandonare. A conclusione dell'evento si è svolta la cerimonia di premiazione Radice e Territorio 2024, che ha celebrato figure professionali di spicco legate al territorio. I riconoscimenti sono stati conferiti a Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera, originario di Sulmona, Laura Di Pillo, giornalista del Sole 24 Ore, originaria di Prato La Perigna, Barbara Di Silvio, corrispondente dell'agenzia di stampa Nova da Pechino, originaria di Bugnara. Il giornalista che si monta la testa, che crede di essere arrivato, fa un grandissimo lavoro. L'inizio di volontà è importante, perché tu impari
ad avere a che fare con le persone, non solo, ma tu quelle persone sanno dove stai. Cioè, io a Milano ho la grande fortuna di essere un anonimo, quindi posso, nessuno sa dove sono, e a parte che cerco di evitare di farlo sapere, non si sa mai. Ma a Sulmona, se io scrivo una fesseria, piazza 6 settembre, mi prende una sberla. Quindi sei abituato ad avere il riscontro immediato di quello che fai. No? E questo non pari, non pari solo a livello locale. Quindi se si va in alto, credo che questo vada per tutte le professioni, per chi sia solo il giornalismo. No? Se si pensa che raggiungere certi livelli voglia dire essere arrivato, no, non è vero. E poi un'ultima cosa, questo mestiere secondo me si fa nello stesso modo a qualsiasi livello. Bisogna trovare le notizie, avere le fonti, possibilmente scrivere per primo e da solo se ci si riesce, e il giorno dopo, se è possibile, continuare sempre sulla stessa strada. E questo lo puoi fare sia a livello di Sulmona, sia a livello dell'Aquila, sia a livello di Milano, sia a livello di New York. Lavoriamo tutti così in tutto il mondo. Questo è il nostro, almeno per quanto mi riguarda, che faccio il giornalista. Quindi sono molto emozionata, sono contenta. Continuate così e continuiamo ad avere grande attenzione per la nostra terra, a farla crescere dal punto di vista economico anche, soprattutto. È uno sguardo che io rivolgo ovviamente un po' per l'educazione professionale. Io ascolto le parole ma poi guardo i numeri. Quindi il suo messaggio è stato importante, lo sarà, perché è anche un uomo, un intellettuale, un uomo di pensiero, ma è stato anche un uomo di grande concretezza, per cui ha fatto delle cose importanti per la nostra regione, ed è una lezione che dovremmo tenere tutti, ricordarla e per tutto il suo valore. Mi dispiace di non poter essere personalmente con voi oggi, ma ci tenevo comunque a ringraziarvi per questo riconoscimento, che è per me fonte di grande soddisfazione perché arriva al termine di un anno in cui abbiamo lavorato tutti duramente, un anno segnato da forti scambi tra Italia e Cina e un anno in cui gli interessi della comunità italiana in questo paese sono stati al centro del dibattito. Di recente abbiamo ricevuto a Pechino la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricordato l'importanza delle comunità italiane all'estero nella promozione non solo degli scambi commerciali, ma soprattutto del dialogo, in una stagione politica internazionale segnata da forte crisi. E la comunità italiana in Cina è formata da diplomatici, studenti e giovanissimi imprenditori animati da forte determinazione e da un grandissimo spirito di iniziativa. È una comunità che mi sento orgogliosa di poter rappresentare tramite il mio lavoro, ed è una comunità che è per me fonte di grandissima ispirazione personale. Un premio speciale è stato inoltre assegnato al periodico La Voce di Scanno per celebrare gli 80 anni di attività e il contributo alla cultura e all'identità del territorio. Anch'io sono un po' emozionato, soprattutto per i miei 25 anni di responsabilità, anzi di irresponsabilità di questa giornata. Nel senso che io vivo e opero a Sulmona e il giornale invece è scannese. Essere stato accolto a Scanno, immediatamente mi sono sentito a casa, è stata una cosa straordinaria. Questo è il segno della qualità di questo giornale, che da 80 anni è puntuale in edicola, non ha mai perso una uscita. È un giornale di una comunità che oggi conta 1700 abitanti. Quindi la capacità di questo giornale di diventare parte attiva di una comunità, stimolo sostanziale della comunità, fa parte ormai del DNA di Scanno, quel DNA a cui io da 25 anni mi sento partecipe. Questa è una delle più importanti istantanee della mia vita, è il primo premio Scanno. Siamo del giugno di 50 anni fa. Io sono il ragazzino a sinistra, ero l'assessore alla cultura, avevo 23 anni, e ci misi 700.000 lire nel 74 al premio Scanno, perché Riccardo D'Antuci di soldi non ce l'aveva, Franco La Civita se lo deve ricordare questo. In mezzo c'è Giuseppe Polino, che da assessore alla sanità credette in questa operazione e affiancò Riccardo D'Antuci e noi dell'amministrazione in questa operazione. Quello lì che sta parlando si chiama Mario Sansone, io studiavo all'epoca sulla sua letteratura, quindi mi tremavano le gambe quando stavo seduto là, e a destra c'è Riccardo D'Antuci. Perché vi ho portato questa cosa? Sono 50 anni che calchiamo, diciamo così, queste scene.
degli ultimi 50 anni una delle cose più belle che mi è accaduta è questa operazione che abbiamo messo in piedi insieme agli amici del Centro Studi di Nidoruscini. È la prima volta che io riesco a intravedere una comunanza di volontà e di interesse, almeno sul piano culturale, ma comincio anche a vedere l'interesse da parte dei sindaci su questa cosa, perché cominciano a capire che senza fare massa critica su un certo tipo di percorso e senza rimodellare un modello appunto di sviluppo della zona interna dell'Abruzzo, siamo fregati tutti quanti, non soltanto sul piano culturale, ma anche sul piano politico e economico. Chiudo con qualche numero. Noi siamo 1700 abitanti, noi stampiamo mediamente 700 copie di questa rivista e la stampiamo da 80 anni nella tipografia prima Angeletti e adesso la moderna Sulmona. Anche su questo siamo coerenti con il territorio. Abbiamo stampato finora circa 6.000 pagine, ci sono 240 soci della mia associazione che finanziano questa operazione. Insieme ai lettori ci abbiamo abbonati in vari continenti e facciamo pubblicità, siamo abbastanza riottosi nel chiedere contributi, perché Socrate ha lasciato detto a Platone che chi ti pare ti è padrone. Conservare, come diceva Pallotta prima, una cosa che condividiamo completamente, conservare l'indipendenza di giudizio in un posto così piccolo, credetemi, e Fabio che ci affianca da un quarto di secolo in questa operazione lo sa perfettamente, oggi vi ho portato uno degli ultimi tentativi di diffamazione che stiamo subendo. Conservare l'indipendenza del giudizio è una cosa molto difficoltosa, ma è una cosa preziosa, perché la stampa locale assolve a un compito insostituibile. Credetemi, difendere la stampa locale è una cosa veramente importante. Per questo, e chiudo, ho già altre iniziative, stiamo facendo, lui la settimana prossima comincia un corso di scrittura, perché la Foce negli ultimi 20 anni ha formato 6 giornalisti, che alcuni di questi lavorano ancora, comincia lui un corso di appunto di scrittura che serve a formare nuovi giovani redattori, perché ogni numero ci sono 15-20 collaboratori che scrivono, ma la cosa più importante che stiamo facendo, il 7 e 8 di dicembre, grazie anche al supporto della federazione, soprattutto dell'ordine dei giornalisti, facciamo un convegno nazionale a Scanno sul ruolo della stampa locale. Quindi abbiamo invitato politici, uomini di cultura, giornalisti del ramo e altri esponenti, diciamo, che possono avere interesse. Quindi siete tutti invitati a partecipare, perché non si parla solo di giornalismo, ma si parla di comunità, si parla di importanza delle zone interne. L'evento chiude un anno intenso di attività per il Centro Studi Nino Ruscitti e getta le basi per i futuri progetti volti alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura.